possibile mai che nel caso Salvini, Savoini, Metropol, tutti si chiedono unicamente se Salvini ha preso oppure no quei soldi, senza porsi la domanda: ma da dove arrivano queste informazioni e perché sono uscite queste informazioni proprio in questo momento? Allora, quella conversazione all'Hotel Metropol di Mosca tra Savoini e una serie di altri personaggi è stata registrata dai servizi segreti russi ed è stata pubblicata, veicolata dai servizi segreti americani. Allora, il fatto che i servizi segreti dei due principali, due più potenti paesi del mondo abbiano tenuto a far sapere all'opinione pubblica italiana e non solo di un enorme fenomeno corruttivo di cui poteva essere accusata la Lega e Salvini dovrebbe farci pensare e dovrebbe anche farci capire che esiste qualcosa che va al di là del mondo che noi vediamo, qualcosa che sta lì, che sta sempre lì, che prova un enorme potere, si chiama Deep State, Stato Profondo. È una sorta di organismo che non cambia mai, è sempre uguale a se stesso, anche se cambiano a volte gli uomini, fatto di uomini dei servizi segreti, militari, di uomini ricchi e potenti, di faccendieri che sono strani personaggi che non si capisce che cosa facciano, agiscono nell'ombra, lavorano per qualcuno e si muovono ogni volta che vengono minacciati, ogni volta che c'è qualcuno che fa qualcosa che potrebbe cambiare le loro prospettive, il loro senso della vita. Allora, i giornali non si chiedono mai questo. Dovremmo iniziare a chiederci non solo se Salvini ha preso i soldi, giustissimo, dovremmo iniziare a chiederci perché è uscita la notizia, chi l'ha fatto uscire e qual era il vero obiettivo di questa informazione. Questo mondo qui che è sempre uguale a se stesso, sempre uguale a se stesso, per sopravvivere fa fuori tutti quelli che non sono uguali a lui o che secondo lo Stato Profondo minano il suo potere.